Signore e signori, buonasera ben ritrovati anche oggi giovedì 13 maggio sulle frequenze di Rossini TV per l'ultima puntata, la 25esima di Insieme a Canestro. Un percorso iniziato il 29 ottobre 2020 grazie alla collaborazione tra il Consorzio Pesaro Basket, la Campegna Prosciutto Basket Pesaro e eh, Rossini TV. Una cavalcata di 25 settimane che vede oggi il suo epilogo. In una puntata di finale in cui abbiamo il piacere di avere ospiti qui in studio il presidente della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro, Ario Costa. Grazie presidente. Buonasera, grazie a voi. Luca Pieri, presidente di Aspes SPA. Buonasera. Grazie Luca di aver accettato il nostro invito. E Camilla Cataldo, giornalista e opinionista del Corriere Adriatico. Ben ritrovata Marco. Ben ritrovata, grazie, grazie, grazie a te. E ricordiamo che Rossini TV è, è visibile in tutta la regione Marche, in streaming è, è su Facebook, su ogni device mobile e è, PC in ogni angolo del globo. Considerando che Ario Costa e Camilla Cataldo sono ormai degli abitué della nostra trasmissione, già tre volte si sono seduti in quei seggiolini, se non vi spiace lasciamo lo spazio introduttivo a Luca Pieri invece, che è un debuttante, tra virgolette, a insieme a Canestro, non a Rossini TV ovviamente. Presidente di Aspes SPA e personaggio non conosciuto, ma conosciutissimo in tutta la nostra città e non solo. Luca, una carriera dedicata a tantissime attività e con tantissime cariche che hai ricoperto e ricopri attualmente. Io volevo citare un famosissimo film del 1966, tu eri appena nato, visto che sei nato il 30 marzo dell'anno precedente, di Fred Zinneman che non, probabilmente non ti dirà nulla. Se mi dici il titolo forse sì. Ti dico il titolo, collezionò ben sei premi Oscar quell'anno. E il titolo è un, un uomo per tutte le stagioni, che è un bellissimo film eh, dedicato alla figura di Tommaso Moro, che era eh, una mitica oh, diplomatico alla corte di Enrico VIII d'Inghilterra un personaggio che rimase fedele ai propri principi e alla propria fede in qualunque circostanza adattandosi ad essa. Questo eh, mi è venuto in mente proprio di associarti a questa figura, poi il film è stato un capolavoro, quindi ti invito su YouTube a, a ritrovarlo. Questo perché? Perché adesso io snocciolerò tutti i tuoi incarichi che hai e stai ricoprendo attualmente, quindi amministratore unico di Pesaro Parcheggi. No, questo non lo sono più. Non da, lo sei più, è già il primo errore. Dal 22 di dicembre non sono più amministratore unico perché ho lasciato la carica. Socio, fondatore e consigliere nel CDA della cooperativa sociale l'imprevisto. Sì. Confermato. Confermato. <ride> ecco, nel frattempo vanno in onda le immagini. Vicepresidente Confspe Conf Servizi Cispel Marche. Sì. Ecco, ci spieghi che cosa si tratta questa. È l'associazione che rappresenta in ambito eh, pubblico le società come ASPES che si occupano di servizi pubblici locali diciamo è un sindacato di categoria, di categoria rispetto a tutte le società che si occupano, come dicevo, di servizi pubblici locali che possono andare acqua, gas, rifiuti piuttosto che... Sporti. Eh, la società come Aspes che si occupa di farmacie, eh, di verde, servizi cimiteriali, tributi e altro. Insomma. Poi, eh, presidente del Convention Bureau Terre Ducali, sì. confermato. Amministratore delegato delle farmacie comunali di Riccione Sì, è una società del gruppo sì, Aspes, è accaduta, del gruppo Aspes ha esatto. anche Poi vicepresidente nazionale della giunta esecutiva federazione Assofarm Sì, anche qui è l'associazione che rappresenta tutte le farmacie comunali italiane Siamo circa 2200 Un'associazione importante che assieme a Federfarm Ma che invece è l'associazione che rappresenta i privati eh, si occupa di discutere in tutte le sedi eh, deputate di quello che è la farmacia il ruolo della farmacia all'interno del servizio sanitario nazionale e regionale, anche nel caso delle Marche. E poi chiaramente dal luglio 2014, presidente di Aspes SPA. Esatto. Quante ne ho dimenticate? Ma nessuna. Ecco. Al a momento, parte, nessuna. A parte il primo incidente <ride> iniziale. Ecco, sappiamo tutti che farmacie comunali eh, di Pesaro sono gestite da Aspes SPA e, e, e sono uno sponsor del Victoria Libertas. Come si è arrivata a questa decisione di unire il nome delle farmacie comunali a quello della Carpegna prosciutti? Ma, eh, qualche, no, diversi anni fa ormai, eh, noi come farmacie comunali di Pesaro, come Aspes abbiamo registrato un dominio che è farmaciecomunali.it con cui facciamo vendita di, eh, online di quelli che sono prodotti legati alla farmacia, ovviamente tutti quelli che sono vendibili senza ricetta medica. E ci è sembrato giusto, visto che noi gestiamo anche come ASPES eh, la Vitrifrigo Arena, eh, supportare nel limite delle nostre possibilità, non con grossissime cifre, ma con quello che possiamo, e pro, per promuovere il nostro marco, appunto, farmaciecomunali.it la squadra di basket della nostra città che dentro l'arena porta, sì. porta l'ustro ed è protagonista e quindi abbiamo fatto con loro questo tipo di rapporto proprio perché diciamo, siamo legati a doppio filo sia all'arena ma anche alla, allo sport della città e ci sembrava giusto che insomma, nel limite delle nostre possibilità aiutare la squadra Ecco, poi ci arriveremo all'arena adesso una domanda personale in questa tua poliedricità ti senti più un politico, un burocrate, un farmacista o un creativo, visto che ti sei diplomato al liceo artistico Mengaroni e che per anni hai esercitato la professione di grafica? Non sono farmacista, è <ride> la prima cosa. è, è questa. Eh, Mi sento un creativo, un creativo nel senso che credo che la creatività eh, in ogni attività che, che uno si appresta a fare, in ogni professione che fa. Credo che sia un elemento importante. Io parto da una base che è anche di formazione e anche di lavoro. Insomma, io il grafico, il pubblicitario l'ho fatto per, per tantissimi anni e nelle attività che sono stato chiamato a svolgere, negli incarichi che sono stato richiamato a ricoprire, ho cercato sempre di metterne tanta, cercando di dare poi impulso assieme a tutti quelli che sono collaboratori. In una società è fondamentale avere dei collaboratori bravi e di cui, di, con cui discutere, ragionare e prendere decisioni e a cui affidarsi rispetto alle competenze che poi magari mancano ad ognuno di noi per cui ci si completa insieme. Camilla, avevi una domanda per no, Luca? Una cosa te la sei dimenticata in realtà? Lui è cresciuto a Villa Fastigi, però eh, ha giocato nel settore giovanile della Lupo, sì. quindi è stato anche un giocatore di basket. Ecco, beh, io non me la sono dimenticata, era <ride> l'ultima domanda. Ah, vedi, Ti <ride> eh, mi hai anticipato. Mi hai anticipato, allora puoi rispondere. Sì, ho giocato a basket, ecco. eh, tra virgolette con grandi sacrifici, non era come oggi. All'epoca si sì, doveva prendere per forza di cose il tram per raggiungere il campetto in cui ci si allenava. Io assieme ai miei amici di Villa Fastigi di quell'anno abbiamo partecipato. Una volta al lupo facevamo un torneo estivo per selezionare i giocatori, insomma i ragazzi delle, delle, delle varie annate. Partecipammo a quel torneo e fummo selezionati in tre. E io. Luca Ceriscioli, che poi ha fatto il sindaco, <ride> e anche se un anno più piccolo giocava con noi, e anche lui ha fatto parte del settore giovanile della Lupo, e un altro ragazzo, Giorgio Polisca, che casualmente abbiamo avuto i figli, che poi hanno giocato nella Lupo sì. negli anni successivi. Diciamo. Luca, eh, torniamo alla Vitrifrigo Arena che prima hai citato, visto che dal 2005 Aspes eh, SPA gestisce, lo possiamo dire, una delle top five eh, arene in eh, tutta Italia. Un peccato mortale averla vista chiusa tutta la stagione in cui praticamente gli unici ospiti sono stati i giocatori della Victoria Libertas. Sì, purtroppo sì, è una di quelle attività tra le tantissime purtroppo colpite da, dall'emergenza Covid, e ovviamente si è dovuto per forza di cose così mettersi. In riga e far sì che ci fosse solo l'attività sportiva deputata tra l'altro dai vari DPCM a poter fare, che era lo sport professionistico. Esatto. Abbiamo fatto anche qualche concorso legato alla sanità all'interno, c'è stato sempre eh, nel rispetto delle regole che ovviamente vengono dettate dal DPCM per evitare la diffusione del contagio. È un peccato perché la struttura quest'anno. Sarebbe stata sicuramente per il basket, visto l'ottima stagione, l'ottima via stagione, una, una struttura piena e sicuramente il sesto uomo avrebbe aiutato tanto la squadra anche probabilmente a superare l'ultima fase che è stata così complicata e difficile dal punto di vista proprio del gioco per quanto riguarda l'impulso che il pubblico poteva dare ai giocatori. Certo che il grande cubo ce lo siamo goduti poco, adesso speriamo... Avremo, nuovamente che, avremo occasione. occasione tra l'altro Ecco l'occasione proprio arriva adesso con uh, il 28-30 maggio sì. La Coppa del Mondo di Ginnastica Ritmica Però purtroppo chiusa al pubblico Purtroppo chiusa al sì. pubblico eh, Sarà un'edizione particolarmente importante Perché per noi è la dodicesima che ospitiamo all'interno dell'arena eh, Ma soprattutto perché è qualificante per, per le Olimpiadi, Olimpiadi. Sono già 45, credo, le nazioni che si sono iscritte e che si presteranno nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, ad essere presenti. Ci sarà una diffusione mediatica dell'evento importante planetaria proprio per l'importanza che riveste la manifestazione e crediamo che quel contenitore, anche se senza pubblico, possa svolgere un ruolo importante per lo sport e soprattutto di promozione turistica per la, per la nostra città. città perché capite soprattutto in alcuni paesi eh, del mondo quello sport, la ginnastica ritmica è lo sport nazionale come in alcuni paesi dell'est, eh, dell'est asiatico e quindi diventerà anche importante come eh, contenitore di rilancio per la ripresa turistica Molano della nostra, della nostra esatto. città. E poi a novembre abbiamo lo show di Brignano. Abbiamo un po' di manifestazioni esatto. che purtroppo evitiamo in questo momento di lanciare. E infatti te lo volevo chiedere, se Brignano e Caparezza, che invece a marzo la biglietteria era già aperta. Per il Brignano era, non solo era aperta tre volte che purtroppo dobbiamo... <ride> rinviare la data sì. sempre dovuta legata, legata al, al, al covid, all COVID e all'emergenza covid Capresta credo che ancora non sia aperta che aprirà a breve. a breve però abbiamo una programmazione che si incastrerà se tutto va bene insomma, se, se la popolazione verrà vaccinata riusciremo a raggiungere questa benedetta immunità di greggia avremo una programmazione che si incastrerà proprio in maniera precisissima quasi da, da, da orafo con gli eventi sportivi che sono legati alla VL quindi le partite perché, perché capito un anno e mezzo fermi vuol dire che nel momento in cui si riaprirà ci sarà una ripartenza molto forte con una programmazione di eventi sportivi legati alla, alla convegnistica e allo spettacolo che, che saranno importanti e che cercheremo in qualche modo di eh, fare in modo di recuperare certo, il, tempo il tempo perso perduto. per sì. tutti, insomma. Camilla, avevi. Ah, io sono abituata a sentire Luca che snocciola numeri su, sugli eventi appunto su, no, su tutti, tutte le manifestazioni ospitate dall'Arena, quante persone sono venute eccetera. Quest'anno ci sei un po' mancato anche giornalisticamente da questo punto di vista e eh, poi chiaramente all'arena avete fatto un sacco di lavori, abbiamo parlato del Cubo, Seggiolini, Tetto, eccetera. Il sogno sarebbe quello anche dei tifosi, immagino, di riportare un giorno le finali di Coppa Italia. Eh, a Pesaro, non so se nel 2022 sarà possibile o eventualmente subito dopo. Allora, come per tutte le manifestazioni importanti, noi eh, ci, ci candidiamo. A, diciamo che ci candidiamo tutto dove eh, compatibilmente con, il, con i tempi, con gli spazi e anche con l'economicità di gestione della struttura, ci sia la possibilità di farlo. Eh le final eight sono state secondo me spettacolari, è vero che non, non possiamo fare il confronto con Milano in quanto il pubblico Milano non c'è stato differenza che a, che a Pesaro e purtroppo sono coincise con la partenza eh, della pandemia nella nostra città, anche se io eh, conti alla mano posso dire che eh, tutti hanno detto ma forse può aver inciso rispetto a quella manifestazione rispetto all'epidemia che, che poi è scoppiata su Pesaro e sul territorio, ma conti alla mano diventa difficile pensarlo e di, impossibile dimostrarlo. Io non l'ho mai detto pubblicamente, ma ricordo che a Pesaro abbiamo avuto Brindisi, eh, che è stata con tifosi, sono arrivati fino a 3.300 per eh, vedere la, la partita, che è stata la città della Puglia che, ha avut, che non ha avuto contagiati. <ride> Milano, la città della Lombardia con meno contagiati, Bologna, la città dell'Emilia-Romagna con meno contagiati, cioè non ci sono state possibilità. Ecco, I dipendenti dell'arena e anche il personale che, cioè, che, che, che ci supporta nel, nella conduzione degli eventi, nella gestione degli eventi, nessuno ha avuto il virus. Cioè, mi sembra una cosa strana che poi possa essere, si possa essere sviluppato da lì. sicuramente che qualcosa può aver inciso ma non è stato sicuramente il luogo o comunque la manifestazione che ha portato poi tutto quello che purtroppo abbiamo vissuto in maniera drammatica sulla nostra città e sul territorio nei mesi di marzo, aprile e maggio dello scorso anno comunque è una cosa ormai passata mettiamocela alle, alle spalle perché sennò speriamo di riaverla esatto, e di poter più. dimostrare al meglio speriamo esatto. che assieme alla VL insomma a Carpegna Prosciutto si riesca a ricandidarci di nuovo per, per, nei, nei prossimi anni e riportarla qui da noi perché esatto. è stata veramente bella. Ario, eh, anche tu alla terza partecipazione qui in trasmissione, andiamo ad analizzare ovviamente l'ultima partita che è stata disputata tre giorni fa a Brescia, ma ovviamente anche il campionato 2021 e le novità che stanno eh, giungendo. Intanto prego la regia di mandare in onda gli highlight. Una partita quasi in fotocopia di tante altre che abbiamo giocato questa stagione. Un primo quarto da dimenticare, poi secondo e terzo quarto esaltanti, e quell'arrivo al fotofinish in cui non siamo riusciti a mettere la freccia avanti. Beh, direi dire una partita, partita giocata da entrambe le squadre bene, con un ottimo atteggiamento. Anche considerando, considerando che insomma, contava poco, tra virgolette, al di là che poi tutti vogliamo vincere quando scendiamo in campo, eh, sì, sicuramente un, un primo tempo un po' blando, dopodiché abbiamo fatto 15 minuti di pallacanestro molto, molto buona, secondo me, molto, molto efficace, soprattutto in difesa. E a un certo punto si è spenta la lampadina dell'attacco, non abbiamo più fatto canestro, dal più 14 che sembrava. Sta diventando un po' una passeggiata, allora hanno cominciato a fare canestro, noi abbiamo fatto qualche errore difensivo, ma soprattutto non abbiamo più fatto con fluidità a canestro come avevamo fatto nei minuti precedenti. Ci hanno preso, abbiamo giocato una partita punto a punto, tant'è che alla fine con due tiri liberi fatti si poteva andare ai supplementari, si è persa la partita, però come il nostro campionato l'ho ritenuta una partita interessante, positiva. Sì. Ario ti è piaciuto Giordano Bortolami, 24 punti in 31 minuti, un classe 2000, forse lo Bortolami, ritieni il miglior Bortolami, millennial? Assolutamente sì, non è la prima partita che fa quelle cifre, mi ricordo a Bologna con la Virtus ha fatto 28, è un giocatore fisicamente devastante, non ha paura di niente, pur essendo giovanissimo e grande talento, quindi direi che il futuro è tutto suo. Camilla, tu sei un'appassionata di questi giovani prospetti, anche quando sono venuto in trasmissione da te li hai tirati fuori, oltre a Bortolami fammi un podio, lo sai, io sono fissato con i primi tre giovani che ti sono piaciuti più questo campionato. Allora, sì, Bortolani è sicuramente il primo, sì. non a caso è di proprietà di Milano, che ci ha visto lungo e ha preso probabilmente il migliore, è cresciuto tanto anche durante la stagione. Eh, a me è piaciuto moltissimo Procida di Cantù, che è ancora più giovane, credo che abbia 18, massimo 19 anni, sui 18, e insomma ha gli occhi puntati di, di club molto importanti anche all'estero. Eh, un giocatore che deve un po' arrobustirsi fisicamente ma ha grandissimo carattere, si muove bene, ha tutto per, per emergere e al terzo posto metterei Visconti di, eh, di Brindisi, di Brindisi che, sì. Sì, è un altro giocatore che ho seguito tanto negli ultimi anni Treviglio, settore giovanile se non sbaglio Venezia, un giocatore che è mancino, un gran tiro la sua specialità è quella, però anche in Serie A subito ha subito avuto un impatto importante. Ce ne sono anche altri di giovani interessanti, però forse sono un pochettino più grandi. Uh, Andrea Pecchia, uh, anche Giovanni De Nicolao è venuto molto fuori nel finale di stagione. Uh, I primi tre te li ho detti, comunque. Sì. Ribadisci quanto avevi detto sì. nella tua trasmissione, sì. giustamente. E, Ario, ovviamente è necessario del tempo, su questo non ci sono dubbi, ma eh, i tifosi premono per sapere se. Il futuro della società ruota intorno alla riconferma di Repesa o meno? Cosa possiamo rispondere a tante domande il che futuro, sono arrivate? Il futuro della società ruota intorno, prima di tutto, alla riapertura dei palazzi. Prima di tutto. E dopodiché alla, alla solita conta di quanto avremo le nostre possibilità per poter fare un altro campionato interessante, importante, eccetera. Quindi questo è il futuro della società. Perfetto. Poi chiaramente... Tutti i componenti, a cominciare dall'allenatore, che è ovviamente l'aspetto principale della, della nostra struttura, verrà di conseguenza. Al momento, ripeto, è, è importante, se ne abbiamo parlato prima, di un'arena piena dei nostri tifosi, piena della nostra gente, questo è il futuro della VL. Perfetto, quindi abbiamo chiarito e eh, sgombrato da qualsiasi nudbe tutti i campi. Eh, Luca, tu sei venuto quasi tutte le partite della vitri, alla vitri Arena, che sensazioni hai ricevuto dal punto di vista tecnico del coach? Ma, eh, che il coach fosse arrivato eh, con un bagaglio <ride> di esperienza e di qualità alle spalle, questo era indubbio, cioè, tutti conoscevamo la sua storia e conoscevamo la qualità insomma, del personaggio. Ma la cosa importante secondo me è che ha fatto la società e che mi auguro sia in grado di continuare e che dopo tanti anni in cui, come diceva giustamente Ario, cioè si, si è sempre fatto giustamente i conti con eh, la compatibilità economica per allestire una squadra e per allestire… Quest'anno la sensazione che abbiamo avuto tutti da subito con l'ingaggio di, di Repesa e con… Eh, Così la, la programmazione che si è fatta, che avevamo un futuro, cioè che si è fatta una programmazione. Mi auguro che la società sia in grado di eh, continuare in, in quel senso, che tutti, che tutti possono dare una mano. Cioè Quest'anno ci siamo veramente, adesso non, non guardiamo il risultato finale, che forse, è, 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 non forse sicuramente. Eh, non è indicativo rispetto al divertimento che chi ha guardato in televisione, chi ha avuto la fortuna di vederle qualche partita anche insomma, dal vivo, ha avuto. Quest'anno si è capito che c'era un qualcosa dietro che poteva darci di più. L'allenatore è stato la base, mi auguro anch'io che la compatibilità economica, che la società riuscirà a a creare possa basare il futuro su, su, su sul suo modo di, di vedere, di impostare la società e poi di poter andare avanti. Non è cosa semplice, eh, noi mh, tifosi, io, io parlo da tifosi in questo momento, da una persona che credo che negli ultimi 25-30 anni non ho quasi mai mancato al palazzo dello sport, prima di tutto a tifare la società, prima dare atto a, alla, alla, alla nostra dirigenza che con eh, la scarsità economica che ha avuto negli anni e comunque fatto in modo che la società potesse rimanere permanere in Serie A, eh, far avere al, a noi tifosi insomma, qualcosa da, da tifare e, e con grande sforzo. Mi auguro che i risultati che si sono pronti quest'anno possano far avvicinare anche eh, altri ulteriori sponsor o magari sperando che… che la famiglia Beretta possa continuare nell'impegno anzi aumentando l'impegno che ha avuto quest'anno per poter dare appunto come dicevo la continuità di un percorso che finalmente in questa stagione avevamo visto con l'arrivo di Repesa eh, davanti abbiamo esatto. visto poi i risultati perché oh, non dimentichiamoci Ovviamente. che abbiamo, siamo andati in una finale sì, di Coppa, Coppa Italia, Italia quando nessuno di noi pensava all'inizio della stagione che si potesse arrivare a fare le finali non, non dimentichiamo, <ride> intervengo non dimentichiamoci che noi siamo già qualificati per il sec secondo evento più importante di tutta la stagione che è la Supercoppa, eh, eh. che vuol dire è un evento comunque importantissimo, guadagnato sul campo durante le finalette. Quindi insomma io ne approfitto per dire che ribadisco eh, la, la, la stagione di quest'anno è stata ottima, è stata ottima, poi è chiaro che abbiamo avuto l'ultima parte, qualche, qualche momento di difficoltà. Ma eh, questo fa parte di una stagione, fa parte di momenti più o meno brillanti. Camilla, secondo te cosa è successo in questa seconda parte della stagione? Allora parto intanto anch'io da, da un bilancio che sicuramente è positivo ehm, complessivamente. Eh, una prima parte super esaltante, incredibile, lo ha detto anche Massanat in un post su Instagram, ha detto siamo partiti underdog sfavoriti e poi eh, chiaramente nessuno ci aspettava così in alto. Quindi è una cosa memorabile che rimane. Dopo 17 anni una finale di Coppa Italia. Rimarrà nella storia, le partite più belle giocate quest'anno sono state quelle in Coppa Italia con Sassari, con Brindisi. A mio parere, eh, una gioia immensa. Un Vittore Beretta che si innamora della pallacanestro, che si innamora di Pesaro, tutto, tutte cose che poi ci si ritroverà. Eh, da lì ehm, è successo qualcosa, eh, la pausa lunga non ha aiutato. Anche se leggevo proprio in questi giorni l'intervista a Nicola Chele di Treviso, che ha detto il contrario, cioè che la pausa a loro ha eh, giovato. Ha giovato sì con il fatto di non aver giocato contro Roma, quindi il riposo e tanti giorni prima dei playoff, off loro erano già certi della qualificazione, quindi è sicuramente soggettiva questa cosa, non è stata solo la pausa. Eh, forse poteva essere gestito in modo diverso, sì, ehm, è più facile dirlo chiaramente a posteriori. La di Gerard Robinson, non lo dico io, l'hanno detto praticamente tutti, è stato sicuramente uno dei fattori. Sai, quando la squadra trova un equilibrio perfetto, andare a toccare un meccanismo Può anche no, smontarti un po', un po' il giochetto e, e questo in parte è successo. Chiaramente le sfortune del Covid, degli infortuni, eh, hanno pesato. Forse la cosa che appunto mi ha un po' lasciato interdetta è che la squadra non, non è mai riuscita a reagire. Eh, negli ultimi tre mesi ha vinto una sola volta quella partita a Bologna, quella Tudo che ricordiamo bene. È stata la peggiore formazione del girone di ritorno, ha vinto tre volte. Eh, a fronte delle 11 invece, vittorie, del di, delle 10 vittorie del giorno di andata, e, scusate delle 7 vittorie del giorno di andata, e, mh, è stata appunto quella che ha vinto meno. Eh, dietro Reggio Emilia che ha vinto quattro partite e poi Fortitudo, Cantù e Cremona che ne hanno vinte cinque quindi ecco sicuramente qualcosa, qualcosa si è rovinato, è stato un peccato non, non rimetterla a posto anche poi nell'ultima partita che contava relativamente che magari ci saremmo aspettati senza patos invece è stata molto interessante, sarebbe stato anche carino finire con un sorriso eh, però abbiamo finito con un sorriso, beh, con una sconfitta comunque il <ride> sì, sì. sorriso sport, rimane, è sport, certo. certo. È, è stata un po' la fotografia, se vuoi, di questo... periodo Perché se non periodo. sorridiamo quest'anno, non so, certo, gli anni precedenti. Assolutamente, assolutamente. ci essere... arrivavo. <ride> Senti Ari, volevo chi? dire una sì. cosa soltanto, sicuramente ricordiamoci che un anno fa la squadra era lì, lì per fare la 2, esatto. quindi tutto quello che è venuto dopo è stato un crescendo. E lo abbiamo sempre detto in quest'anno. Assolutamente 25 puntate, sì, sì, però è ecco, giusto essere obiettivi e forse sì. la partita con Brescia è stata un po' una fotografia di questa altalena, di, no, di, di alti e bassi. Nella parte finale. Ario, parliamo dei giocatori che in questo anno ti hanno regalato più sorrisi. Come mi hai lanciato l'assist, quindi te lo tutti, ritorno. Tutti. tutti. Non ce n'è uno che mi ha, fatto, mi ha fatto disperare, mi ha sì. fatto essere triste o pensare a che. Io credo che abbiamo fatto una stagione, da questo punto di vista, perfetta. Un gruppo di giocatori che nessuno di loro, di loro è mai arrivato un minuto in ritardo, non abbiamo mai dovuto alzare la voce per costringerli o per eh, dirgli che bisogna impegnarsi o bisogna qui bisogna là, che questi discorsi ogni anno dovevamo farli, dal punto di vista tecnico eccetera eccetera, hanno dato e risposto a quello che ci aspettavamo. Quindi ripeto, poi, eh, poi si gioca, si gioca, si vince, si perde. Io non sono d'accordo con i numeri che ha detto Camilla, non sono assolutamente d'accordo. Non c'entra niente fare conto di quante partite abbiamo vinto. Io dico che quest'anno è stata una stagione difficilissima per tutti. Io credo che Cantù non meriti di retrocedere. Cantù non merita di retrocedere perché ha avuto eh, malati su malati, contagiati su contagiati, come noi, ogni, noi non, siamo mai, non siamo mai riusciti a fare un un momento di, di, di presenza totale, quindi di allenamenti dove comunque c'era sempre qualcuno in infermeria. E questa è una per una squadra che ha un roster limitato è una cosa che incide molto. Incide molto soprattutto nella fase del campionato importante, quando tutte le squadre si sono o rinforzate o hanno raggiunto il massimo della propria, eh, del proprio rendimento. e quindi eh, Abbiamo fatto fatica, abbiamo fatto fatica, inevitabile, ma abbiamo fatto fatica perché abbiamo dovuto stare senza 20 giorni il nostro allenatore per il Covid, e comunque sono 20 giorni importanti. Pur ringraziando Paolo e Luca, che hanno svolto il loro lavoro alla grande, e ci mancava il campo allenatore per 20 giorni ci è mancato. In partite tra l'altro alla nostra portata e molto delicate di quel punto là, a quel punto là del campionato. Quindi. Ripeto, io non voglio giustificare niente a nessuno, dico una stagione ottima, da, veramente da, da mettere in archivio con tanti più e alla fine anche con degli errori, eh, ma questo fa parte del nostro lavoro. Certamente, questo fa parte del, eh, dello sport. Eh, nel frattempo ieri è andato via Franz Massenat, e ci dispiace tanto, ha rescisso il contratto, chiuderà la stagione. Al Saschi Basconia, tra l'altro, raggiungendo il nostro corregionale eh, Achille Polonara. E ti volevo chiedere, Ario: eh, un post ieri su Instagram di Tyler Kane non fa dormire tranquilla la piazza. Vuoi rassicurarci? Ma non so cosa ha postato, io non vado mai a leggere quelle ecco. cose che sono. sono... <ride> Ma io credo che Kane è, è un giocatore che potrà rivestire la maglia della Carpegna andremo a verificare dei particolari che ci sono da verificare, ma io sono assolutamente sereno e ripeto, e quando penso a Kane mi viene da sorridere. Benissimo. Tra l'altro anche lui stesso nell'ultima puntata aveva rassicurato tutti, solo che ieri questo ci ha mandato un ma po' di... Guardate, diritto. poi cioè il, mondo, <ride> il mondo è bello perché cambia, non è sempre se può darsi che Kane domani riceva un'offerta dal CSK e vada a Mosca, ma saluti. questo fa parte de, 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 della vita. Non... Credo che se arriva la Rai ti dà un posto alla Domenica Sportiva, saluti Tele Rossini <ride> e, sì, e vai alla Domenica Sportiva, mi sembra abbastanza banale. Ah. E, Ariola, siamo ancora un pochino preoccupati su questa querel con la Fortitudo, tu che sei entrato nella stanza dei bottoni, ti hanno ascoltato, ci mm, puoi raccontare come finirà? Totale silenzio, fin quando le cose non saranno uh, definite non voglio dire nulla su una vicenda che è abbastanza delicata. E almeno ci può puoi... Ma anche qui sorrido. Sì. Sorrido molto e dormo molto tranquillo. Va, allora hai già risposto. Allora hai già risposto. E invece Luca l'aveva tirato fuori: "Che sirene stai ascoltando dalla Brianza?" Io dalla Brianza. Sì, sì dalla Brianza, fronte e beretta. Ah, dove da... no, no. <ride> Ma io credo che innanzitutto bisogna ringraziarli, ringraziarli perché stanno facendo un, un grande lavoro per noi e io penso che faranno un grande lavoro per noi. Eh, credo che quest'anno anche loro sono rimasti molto soddisfatti da come è andata la stagione. Eh, ci avevano chiesto delle cose e puntualmente sono arrivate queste cose, che sono le cose di cui abbiamo già parlato, qualche vittoria in più, qualche soddisfazione in più. Le abbiamo visti tutti alle Final 8 molto coinvolti e molto tifosi quindi anche qui io affronteremo il discorso con grande sorriso e con grande eh, serenità. Eh, poi quello che sarà dovremo metterci a un tavolino e verificarlo. Benissimo, eh, quindi di fronte a tutte queste rassicurazioni che ci sta dando il nostro Presidente chiudiamo questa prima parte con i famosi pronostici di insieme al canestro. Adesso abbiamo la mente più libera, possiamo giocare tranquillamente con eh, le altre squadre milano trento Milano. Brindisi Trieste? Brindisi. Virtus Treviso, qui già un po' più. Virtus. Virtus. Venezia Sassari? Venezia Sassari è il turno più, secondo ah. me più, più difficile. Però dico Venezia perché sta venendo. Cioè ha raggiunto l'ottimale della, della, della insomma della forma. Quindi Venezia, Virtus, eh, Brindisi e milano. milano. Alla fine? Alla fine prevedo, prevedo una finale e, e qui dico un, faccio un bel, un bel rischio. Milano o Brindisi? Milano. Eh, difficile. Milano gioca anche in Eurolega, quindi potrebbe avere qualche distrazione. Dopo c'è anche l'Eurolega. Sì, eh, per cui potrebbe perdere qualche energia, anche se è un roster lunghissimo, conterà forse l'apporto degli italiani, eh, visto che in Eurolega giocano poco, e come italiani… Altre squadre sono altrettanto forti. Stringi, eh, Tra Venezia e Milano è dura, è dura tanto. Diciamo Milano, ma di, di un soffio. In finale con la Virtus Bologna e poi credo Milano che c'era Milano, che è quella che ha meno problemi di tutti, forse. Anche la Virtus è il problema. io... Milano è indubbiamente la squadra più forte. Può, può solo perderlo non nel <ride> campionato. È, c ha, c ha un roster che è impressionante, fai... Fai quattro squadre di Serie A e sono tutte competitive se lo spacchetti in quattro. Può solo perderlo, solo se fosse legato eventualmente al percorso che avrà, che avrà in Europa. Eh, anche io sono convinto insomma, che la finale sarà Milano-Bologna, ma perché si, perché si incrocia purtroppo Venezia? Perché altrimenti sarebbe stato Milano-Venezia la sì, finale. Sì. Ricordo che i play-off eh, avranno il via giovedì prossimo. E... Eurolega, oggi, oggi sì, eh, scusate, oggi, eh, Eurolega, Milano-Barcellona e anche Cesca-Efes. Allora io ritengo il, il Cesca la, la squadra più forte, eh, Milano-Barcellona potrebbe venire fuori una sorpresa, che è la vittoria di Milano, eh, molto difficile, però eh, credo che Milano, come diceva Luca, mh, credo che, in, in terre nazionali non abbia avversari, al di là delle distrazioni o delle fatiche che potrebbero avere con queste final forma, credo che siano solo chiacchiere, la sostanza dei fatti che non ha avversari in Italia. Ma ci credi col Barcellona che possa fare l'exploit? Sì. Ci credi? Sì, assolutamente sì. sì. E non dimentichiamoci che Milano ha quattro giocatori che hanno già vinto più di una volta l'Eurolega e questo è fondamentale. Non dimentichiamoci, ma se abbiamo presente il roster di Milano, non è che. Cioè, a giocatori, tre giocatori che hanno da protagonisti anche hanno già vinto. poi insomma. Sì. Quindi queste sono le cose essenziali. Una partita secca col Barcellona, anche se potessero partire da sfavoriti, io credo che potrebbero farcela Te lo auguri da tifoso? Oh, assolutamente, <ride> sì. Sì, assolutamente sì, eh, Io credo che sarebbe un, un, un beneficio per tutti noi del mondo esatto. alla paraganestro, finalmente un'italiana a tornare a, a, ai vertici europei. Eccetera, è chiaro. Questo non sono il classico tifoso. Che se non c'è la mia squadra, non tifo per quella squadra. Ecco, assolutamente l'Italia, prima di tutto. Giustamente, Camilla, tu come la vedi? Qual la, la finale? Che sono d'accordo con Ario eh. che Milano può farcela sì. eh, e poi CSKS. FS... Quindi, Milano, Zesca, eh, sai, l'altra la è la riedizione della finale dell'anno scorso. Eh. Tifiamo naturalmente, tutti per Daniel Acket. Non può essere diversamente. Il Zesca è la prima squadra, è la squadra che ha finito in testa eh, la fase precedente. quindi è sicuramente la favorita, Milano ha speso tanto anche nel, nel turno precedente con il Bayer, mi è piaciuta molto, quindi finale sicuramente CSK e, e Milano con Hackett contro la sua ex squadra, con Heinz e Messina che ne hanno viste tantissime, non solo loro, da Tom eccetera, quindi sarà sicuramente una bella finale, poi è difficile dire chi vincerà. Luca? Forse, forse il Sesca. Concordo sia con Ario che con Camilla, Milano ha una cosa in più secondo me. Messina è riuscito a costruire la squadra mh, a sua immagine e somiglianza, l'ha fatta lui, cioè non è un allenatore che è, 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 ha dovuto mettere 4 anni per arrivare a quella cosa, ma l'ha costruita proprio come, come la voleva e credo che possa dare un impulso in più. Che possa così, fare l'espla con, con Barcellona e poi arrivare a giocarsi la finale per giocarsela, insomma. Non, eh, non per fare la comparsa e eh, eh, speriamo che insomma di avere anche Hackett eh, eh, lì possa, possa così dare, dare un aiuto, sì. un aiuto al, al movimento del basket che come dicevo vedremo quest'anno secondo me il risultato che la VL ha avuto e l'impulso che ha riportato, io sono convinto che al momento della riapertura dei centri estivi del, del mini basket e del basket avremo... Più ragazzini degli altri anni perché quando la società va bene, quando produce gioco, quando si torna a parlare, poi il movimento della nostra città, che è la città del basket, ne trova sempre un giovamento. Luca, la, è la città del basket, ma è anche la città del palio dei braceri. Adesso mi viene in mente Daniel Hackett, che è sempre protagonista. Purtroppo neanche quest'anno... Quest no, non neanche quest'anno si farà. Che peccato. È una scelta giusta, Quindi credo... È una, credo è ufficiale. Che, sì, sì, credo. Io ancora non è stato ufficializzato, sì. ma ho la certezza, insomma... Che visto le disposizioni che ci sono, ma visto soprattutto no, ma a fine luglio... la, la qualità della, mani della manifestazione eh, che porta obbligatoriamente il tifo ad essere assembrato, sì. non è che stai a sedere nel seggiolino e nel seggiolino a fianco non ci puoi andare. Ammesso questo eh, si sceglierà. Anzi, sì. io sono convinto che si è già scelto di non, di non farlo. Non andate via, anzi, preparatevi perché ci stiamo per collegare via Skype con la vincitrice del eh, concorso Vinci la maglietta della VL che Ario ha scelto a nome della società. A fra poco. Riprendiamo la nostra trasmissione dopo l'interruzione pubblicitaria e come annunciato abbiamo in collegamento via Skype da La Spezia una giovanissima tifosa Maria Chiara Boscia che è stata scelta dalla società per il più bel commento giunto durante le 25 puntate di Insieme a Canestro. Ciao Maria Chiara e benvenuta alla nostra trasmissione. Ciao a tutti, grazie dell'invito. Allora, mando in sopraimpressione adesso il tuo commento che ha colpito la dirigenza biancorossa. Ciao, siamo tifosi pesaresi, ma viviamo alla Spezia. E, no, e come ogni giovedì sera, non aspettiamo altro che seguire la vostra bellissima trasmissione. Ogni puntata possiamo immergerci direttamente nel momento che sta vivendo la squadra. E ricordare anche tutti i momenti più significativi del passato, come quelli raccontati stasera, ovviamente quando inoltrasti il commento da Giorgio Secondini con lo spareggio salvezza di Milano. Aspettando di poter nuovamente tifare alla Vitrifriego Arena, continuiamo intanto a farlo assieme a voi. Quindi un applauso virtuale a Maria Chiara, e. Ario, noi abbiamo inviato decine di commenti, perché avete scelto quello di Maria Chiara? Beh, dunque, io ho conosciuto la famiglia di Maria Chiara in occasione dei, dei, dei due tornei che abbiamo fatto alla Spezia in pre-campionato l'anno scorso e due anni fa, due anni fa e tre anni fa, e, e mi aveva colpito la, queste, queste persone che non conoscevano, tifose, maglie vestivano tutto bianco e rosso, grande tifo in occasione di quella partita che era una partita la prima della stagione, quindi potete immaginarvi. E chiaramente ho chiesto come mai si trovavano lì alla Spezia, se per vacanza o meno, in realtà mi hanno detto no, siamo pesaresi, grandi tifosi vostri, della VL, però viviamo alla spezia e quindi da qui cerchiamo di fare il tifo tutte le settimane, tutto, tutto, tutto quello che è. E quindi eh, li avevo conosciuti in quel modo e poi andando a rivedere i vari commenti mi è piaciuto, insomma ci è piaciuto questo loro continuo attaccamento alla nostra, alla nostra società. È vero, poi lo confermo perché Maria Chiara è anche in altri gruppi tipo quello di DNA Bianco Rosso, quindi abbiamo sì. dialogato anche durante eh, le partite. Come siete finiti in Liguria da Pesaro? Eh, per motivi lavorativi dei miei genitori. Per motivi di lavoro? Sì, esatto. Senti, sei contenta di questo premio? Che adesso chiedo a Ario di mostrartelo in diretta. E... Sì, sì. La maglietta firmata da, da tutta la squadra. È un bellissimo Grazie. premio. La maglietta di Filippoviti, no? Se sì, non la sbaglio. La maglietta di Filippoviti. Ecco, eh, Maria Chiara, quando tornerete a Pesaro, così lo vieni a ritirare insieme alla GUE. Allora, io adesso, adesso la, la scuola finisce il 4. Io vengo giù il 5, quindi adesso a giugno. Perfetto, allora eh, me lo fai sapere perché. Daremo una evidenza anche social uh, sul ritiro del tuo premio, vieni qui oppure in sede e te lo consegnerà uh, Ario Costa se sarà disponibile. Certo. E, e, um, mi raccomando, quindi eh, avvertimi. Grazie mille, Maria certo, Chiara, sì. complimenti e grazie voi, grazie mille dell'invito. A presto, ciao, arrivederci, ah, ciao. Ciao, ah, ciao. grazie. Ciao. Ecco, siamo giunti al termine di questa trasmissione, ma siamo anche giunti al termine di questa uh, prima stagione di Insieme a Canestro. 25 puntate ricche di personaggi, interviste, collegamenti, quasi tutti i giocatori intervenuti in studio, chi anche due volte, e tantissimi dirigenti, tanti membri del Consorzio Pesaro Basket. Il patron Andrea Beretta che venne eh, dalla Brianza apposta. Un grazie infinite chiaramente al Presidente Costa, eh, al Presidente eh, Luciano Amadori, a Walter Magnifico, Stefano Cioppi che hanno creduto in questo format proposto da Rossini TV e che ha avuto diciamolo, eh, un grande successo dopo esattamente 30 anni che mancava una trasmissione completamente dedicata alla eh, Victoria Libertas. Un grazie infinite anche ad Elio Giuliani, che ogni settimana ha interagito con il sottoscritto per la costruzione di ogni singola puntata, ad Enrico Franci per averci consegnato nelle nostre mani i vari consorziati che sono intervenuti qui in studio, ognuno per promuovere chiaramente la propria azienda e la propria attività. Un grazie anche ai tanti giornalisti che sono. Ed opinionisti che si sono seduti su quella sedia oggi occupata da Camilla, Camilla stessa, appunto, Elisabetta Ferri, Michele Zavagnini, Marco Bedinotti, Franco Bertini, Paolo Poto, e mi scuso, probabilmente qualcuno me lo sto eh, dimenticando. Ringrazio i tanti ex campioni che si sono avvicendati, che hanno eh, vestito i nostri gloriosi colori. Alfredo Carboni, Peppe Ponzoni, Mauro Procaccini, Roberto Terenzi, Paolo Gurini e ovviamente Amos Benevelli, Giancarlo Sacco, Federico Pieri, Giorgio Secondini. I tantissimi collegamenti via Skype e via Zoom che ci hanno accompagnato per ritagliare lo spazio vintage che ha avuto un successo strepitoso, li ricordo brevemente. I tuoi compagni e amici, Gracis, Zampolini, Day, Cook dagli Stati Uniti, Roosevelt Bui, eh, Scarone, Romeo Sacchetti, Dan Peterson, Zare Markovski, Antonello Riva, Luca Dalmonte, Zeliko Jerkov, Alessandro Boni, forse qualcuno veramente me lo dimentico. Ringrazio ancora una volta Claudio Iacchini. È doveroso anche lui, tra l'altro, grande tifoso interista, non lo sapevo, ma abbiamo questa passione comune che nomino ufficialmente, ti nomino Claudio, mentore e memoria storica di Insieme a Canestro. Senza di lui lo spazio vintage non avrebbe avuto lo stesso significato che ha assunto e, e non avrebbe regalato quelle emozioni che poi tanti tifosi mi hanno condiviso anche in privato. E last but not least, dicono gli anglosassoni, un grazie enorme alla redazione di Rossini TV e al mio amico e regista Andrea Sabatini, eh, compagno di viaggio per 25 settimane, instancabile coautore di tante immagini e contenuti di questa meravigliosa cavaltata. Adesso basta, se no mi scende anche la lacrimuccia. <ride> e... Io do appuntamento, adesso poi dipenderà chiaramente da Ario e dalla dirigenza della Victoria Libertas se il prossimo anno ci sarà una seconda stagione di eh, Insieme a Canestro. Siamo giunti alla fine, eh, lascio a voi i saluti e qualche ulteriore commento da aggiungere. No, io ringrazio te Marco, ringrazio Tiburosini, sicuramente è stato... Un'esperienza un bellissima fatta insieme, eh, partiti per così, magari proviamo e, ed è andata benissimo, benissimo è vero. Eh, credo che siete stati oltretutto in un momento, ne abbiamo parlato prima, in un momento difficilissimo perché la gente non poteva andare al palazzo. Eh, siete stati voi a entrare nelle case delle persone, dei tifosi e quindi eh, benissimo, grazie. E... Io credo che abbiamo cominciato e non finiremo qui. Ecco, la lacrimuccia mi scende adesso, sono commosso, Ario, per queste parole, veramente mi fa moltissimo piacere. Camilla, vuoi salutare i tuoi fans, <ride> di cui io sono il primo e lo sai. <ride> Troppo buono. No, anche io rinnovo i tuoi complimenti che ti ha fatto Ario perché è stata una prima edizione memorabile, speriamo sicuramente che ce ne saranno altre, di ritrovarci qui eh, il prossimo anno, sei stato, sei stato e siete stati il valore aggiunto di questa stagione. E grazie anche de, di aver ricambiato la visita nella mia televisione, esatto. <ride> sicuramente ci rivedremo presto. Ci sarà un'altra occasione per venire a Recanati? Certo. <ride> Luca, io credo che innanzitutto andiate ringraziati perché in un momento, come diceva Ario, difficile... Per i tifosi avete contribuito a tenere uniti insomma la, la città, come dicevo prima, del basket di grande passione alla società e, a, e al basket stesso. E poi eh, aiutate la società perché è anche un momento di visibilità, tra virgolette, per tutti quelli che sono gli sponsor, che sono i consorziati, che molto spesso preferiscono stare anche dietro le quinte e non farsi vedere, però è giusto, credo che. Eh, vada dato loro un merito perché il lavoro che viene fatto in momenti difficili anche economicamente come quelli che abbiamo vissuto negli ultimi anni eh, debbano essere messi in mostra e debbano ricevere il loro grazie da parte di tutta la città compreso un eh, importante organo di informazione come il vostro che dà giustamente spazio anche a loro allo sport, esatto la VL Card è ancora sottoscrivibile? Eh, sì, è sottoscrivibile, chiaramente i tempi ormai sono veramente molto molto stretti, teoricamente... Sei soddisfatto di come è andato? Molto, sì, molto. sono soddisfatto mh, anche perché insomma, si pensava che in quel momento là in cui siamo, abbiamo deciso di fare c'era ancora tanta come dire, incertezza in tutto, Ci hanno dato, è stato un bel segnale, un segnale di fiducia. di fiducia. Insieme a canestro se ve lo siete perso, lo potete rivedere domani alle 15:20, sabato alle 10:40, alle 16:45 e alle 23 e domenica alle 10 e alle 15. Non mi resta che salutarvi insieme agli ospiti qui in studio e augurarvi una bellissima estate e poi ci rivedremo chiaramente sulle frequenze di Rossini TV perché ogni aggiornamento di mercato e ogni nuovo arrivo o riconferma e quando ci saranno le conferenze stampa Rossini TV sarà presente per tenervi informato grazie mille e alla prossima